Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora state per vedere il video più assurdo, più bizzarro e più strano che io abbia mai fatto, perché oggi ho deciso, ho visto il video di una ragazza di cui non ricordo il nickname e probabilmente non lo ritroverò mai più, però questa ragazza ha fatto un video, lei è venezuelana però vive negli Stati Uniti e ha fatto questo video in cui per una giornata praticamente inverte la sua routine, quindi tutta quanta la routine, tutte quante le cose che vanno fatte in una giornata vengono completamente ribaltate, quindi quando ti alzi, cioè prima di andare a dormire fai colazione, quando ti alzi ceni e poi ti trucchi la sera e poi ti fai la doccia perché cioè è un casino. Ok, vi lascio il video ragazzi, io non so bene come spiegarla questa cosa, so solo che è stato difficilissimo filmarla, pensavo fosse una cavolata, invece provate ad invertire la vostra routine quotidiana, ribaltarla completamente, ok? Quello che fate la mattina lo fate prima di andare a dormire e così durante tutto il giorno, è davvero davvero complicato. Ho provato perché volevo fare questo esperimento, volevo vedere com'era, perché il suo video mi è piaciuto molto e però appunto non so esattamente che cosa ne è venuto fuori. È strano vedere quanto siamo abituati alla nostra routine, che non ci facciamo nemmeno caso a tutte le cose che facciamo ogni giorno, e poi invece se dobbiamo ribaltarla completamente questa routine è davvero difficile pensare ok, ma quindi adesso che cosa devo fare, perché le cose sono tutte al contrario. Quindi vi lascio il video, spero che vi piacerà perché io mi sono divertita un sacco a filmarlo, è stata un'esperienza appunto pazzesca, il video più strano mai fatto, quindi vi lascio il video. Bonjour, stranissimo, stranissimo, questo è il video più strano che io abbia mai fatto. Mi sono appena svegliata, è mattina e praticamente mi sono dovuta truccare perché? Perché se filmo una giornata al contrario, ed è molto difficile almeno per me pensare, cioè come devo fare. Allora, l'ultima cosa che faccio la sera, mi strucco, dovrei struccarmi prima però purtroppo mi dimentico oppure faccio altre robe, quindi mi strucco proprio all'ultimo momento prima di andare a dormire. Quindi l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire, che dovrebbe quindi essere la prima cosa che faccio oggi quando mi sveglio, è struccarmi. Quindi io praticamente adesso mi sono truccata per struccarmi subito, sì, è stranissimo. La prima cosa che farò oggi sarà alzarmi, struccarmi, cioè alzarmi, lavarmi i denti e struccarmi. E mi sono appena svegliata, ma mi devo struccare. Ok, possiamo farcela. Oggi per struccarmi non accendo la luce qua in bagno perché è veramente arancio, cioè questa luce è gialla, e oggi per struccarmi userò l'acqua micellare purificante formula pura di Deborah Milano. Devo finirla perché vedete che c'è soltanto la fine ancora nella bottiglietta, vorrei appunto finirla completamente. Mi dispiace struccarmi, cavolo, è troppo assurda questa cosa di truccarmi e poi struccarmi subito. Per fortuna che questo genere di video lo faccio una volta nella vita, perché è talmente strano e insensato tutto ciò, ma lo faremo per voi ragazzi, lo faremo. E vado a... no, mi dispiace troppo struccarmi, mi ero fatto anche un trucco carino, vabbè, in 10 minuti in super super velocità, ma nell'ultimo video che ho fatto in cui mi struccavo con i prodotti Natura Verde Bio alcune mi hanno scritto ma sei comunque arrossata. No ragazzi, in quel video non ero arrossata per niente in confronto ai miei standard, fidatevi, cioè questi sono i miei standard purtroppo. Anche con l'acqua micellare mi succede di arrossare molto 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 la pelle. Notare occhio struccato, occhio truccato. Ok, smettila Nicole. Adesso sto pensando in realtà a quali saranno gli step successivi, perché provate a farlo questo video, ma è difficilissimo calcolare tutta la giornata al contrario e iniziare dall'ultima cosa che fareste se vivesse una giornata normale, però si vive al contrario. È difficile, quindi adesso laverò i denti, perché di solito vado a dormire, cioè lavo i denti, mi strucco e vado a dormire. No, mi strucco, lavo i denti e vado a dormire, quindi adesso mi sono svegliata, lavo i denti e mi strucco. Dovevo lavarmi i denti prima? Non ho ben capito, comunque vabbè, non penso che cambi tantissimo, quindi adesso mi laverò i denti e almeno questa cosa funziona sia per la mattina che per la sera, quindi almeno posso lavarmi i denti. In realtà però, oddio no, no, io di solito la mattina appena mi sveglio faccio la doccia. Non mi piace fare la doccia di sera perché mi sveglia fare la doccia. Io non capisco come fanno le persone a farsi la doccia di sera e poi andare a dormire. Io mi sveglio con la doccia, quindi me la devo fare per forza la mattina
però adesso non la posso fare perché io di solito la faccio la mattina e quindi questo significa che oggi la devo fare di sera. Oh, terribile. Altra cosa terribile che sto pensando è che io adesso praticamente dovrei fare colazione, però in realtà dovrei cenare, perché questa teoricamente sarebbe la fine della giornata, quindi adesso dovrò cenare, oh mio Dio. E quindi aspettate un attimo, prima lavo i denti e poi ceno? Oddio, perché ho fatto questo video? È la cosa più assurda del mondo. Adesso ragazzi, laverò i denti e poi andrò a cenare. È la cosa più insensata che io abbia mai fatto su YouTube. Probabilmente no, ma una delle cose più insensate, diciamola così. Credo di dover indossare il pigiama prima di andare a cenare, perché di solito ceno e poi metto il pigiama, quasi sempre, quindi sì, dovrei probabilmente, allora ho lavato i denti, quindi adesso devo mettere il pigiama. Questo con i mini pony, sì, che ormai conoscete molto molto bene, immagino, credo. Taran! Sì! Vabbè, ho indossato il pigiama, cosa più strana al mondo, alzarsi e mettersi il pigiama. E adesso io vorrei tanto, tanto, tanto potermi fare una doccia, perché di solito la prima cosa che faccio, appunto, mi lancio nella doccia. E invece non posso, e devo farla per forza di sera. Sarebbe più facile se io di solito la facessi di sera, quindi stavolta la farei di mattina. Però molto probabilmente se io la facessi sempre di sera, comunque mi piacerebbe farla di sera, non vorrei farla di mattina. Spero abbia un senso quello che sto dicendo. Mi rendo conto che è molto complicato, perché nemmeno io ci arrivo praticamente. Quindi vado a cenare, ragazzi. Sto pensando che cosa cucinare, perché in realtà, allora, io la sera di solito, cioè la cena è il mio pasto principale, di solito praticamente quasi non pranzo, se pranzo mangio proprio una stupidaggine, e invece appunto la cena di solito è più sostanziosa, però mi sono appena svegliata e non mi va assolutamente di mangiare, ma perché continuo a sistemarmi i capelli, sono sempre incasinati, non mi va di mangiare tipo non lo so un piatto di pasta o che ne so patate al forno con pesce o carne, no. Ho pensato, facciamo, comunque devo fare qualcosa di salato, perché insomma cena deve essere una roba salata, di solito, circa, credo. E quello che preparerò sarà, allora, piadina, queste in realtà non sono piadine, ma sarebbero tortilla o wraps, e taste of America, ragazzi. Prendo una, e poi che cosa ci mettiamo dentro? Allora, ci mettiamo dentro un po' di sottilette, salmone, ah, e poi zucchine. Ok, il formaggio si è sciolto, quindi la piego così. La nostra cena, che dovrebbe essere cena ma non è, è pronta. È piadina con sottilette e salmone e zucchine con un po' d'olio d'oliva, un po' di sale. Devo dirvi la verità, quando cucinavo zero voglia di mangiare questo, però adesso che sento il profumino e vedo le zucchine così mi è venuta un po' di fame. È comunque stranissimo, è comunque molto, tutto è molto strano, perché io di solito a quest'ora mi sarei già fatta la doccia. Sto diventando un mukbang questo video. Comunque non è male, vi dirò che non è male. Pensavo che mangiare salato e cioè cenare appena sveglia sarebbe stata la cosa più terribile di questo video, ma penso che la cosa più terribile di questo video è non potermi fare la doccia e farla la sera. Cioè non mi sento a posto con me stessa. Però se devo fare un video facciamolo fino in fondo, e quindi il giorno deve essere completamente ribaltato, alla rovescia, deve essere così e così sarà. Adesso, se fosse una giornata normale, io teoricamente a quest'ora mi metterei a filmare. Gatto Denver sta piangendo, dire. Quindi mi metterei a filmare. Però in questo caso, io praticamente, se andiamo a ritroso, ok? Allora, vado a dormire, lavo i denti, mi strucco, ceno. Prima ancora ho messo il pigiama, metto il pigiama, ceno. E prima di cena guardo un film, una serie TV con Tomas. Quindi praticamente questo è quello che io dovrei fare ora se faccio tutto quanto al contrario. Quindi sì, il che mi sembra stranissimo, perché ho mille email a cui devo rispondere, ma non devo, perché quelle le faccio di solito poco dopo essermi svegliata, prima o dopo aver filmato. Ma in realtà adesso quindi le devo fare stasera, quindi adesso non devo, e devo invece andare a guardare un film o una serie TV, vabbè. E quindi questo è quello che farò. Metto sul divano, mi sembra di
essere impazzita di non fare nulla, perché in realtà ho miliardi di cose da fare, ma non posso. Sapete che cosa vi dico? Mi guarderò una puntata di How to Get Away with Murder. Sono arrivata all'episodio 2 della serie... No, alla serie 2, all'episodio 12. E quindi... Ma ho già iniziato a vederlo però. Eccoci. Ho finito di guardare l'episodio 12 della seconda serie di How to Get Away with Murder. Più vado avanti con questa serie TV e più mi piace. Cioè, davvero. Adesso, teoricamente, quello che faccio di solito prima di guardare una serie TV, un film, e prima ancora di cenare, eccetera, cioè se devo andare al contrario, Denver, ho capito! Ho capito? E dovrei praticamente uscire, perché di solito quando torno a casa, appunto, guardiamo un film, eccetera, mi cambio, poi mi strucco, poi mangio, poi mi strucco, eccetera, eccetera. Quindi adesso io dovrei uscire. Devo andare alla posta, quindi devo assolutamente. Quindi di solito dipende quello che devo fare. Spesso devo andare alla posta, oppure a volte devo andare a ritirare qualche pacco se magari non ero in casa, oppure esco con qualche amica, eccetera. Ma di solito sono cose che devo fare più per lavoro che per altro. Quindi adesso andrò alla posta, devo spedire il premio dell'ultimo giveaway e poi penserò che cosa devo fare dopo. Ok, direi che sono pronta. È ancora strano perché non mi sono potuta fare la doccia stamattina, e è ancora più strano perché non sono truccata, quindi mi nasconderò dietro degli occhialoni giganteschi. Quanto è strano fare cose, vedere gente a quest'ora in cui io di solito sono chiusa in casa a mandare mail, preparare fatture, fare contabilità e soprattutto filmare. È veramente veramente strano. Oh, devo dire che ho imbrogliato un po' però, perché prima di uscire ho ricevuto una chiamata di lavoro ed ho risposto, quindi un pochino imbrogliato, ma dovevo rispondere. E sto andando alla posta, che è assolutamente dall'altra parte, è di là. Sono tornata a casa, ho fatto tutto, sono stata alla posta, ho fatto tutte le commissioni che dovevo fare, e adesso sto pensando teoricamente a cosa dovrei fare prima di andare fuori, di uscire. Praticamente sarebbe rispondere alle email mentre pranzo. Questo sarebbe sostanzialmente, a volte prima rispondo alle email, a volte prima mangio qualcosa, a volte viceversa, quindi non ho una routine molto stretta in questo, però io adesso, il piccolo problema è che adesso dovrebbe esserci il pranzo, ok, secondo il video. Io però in questo momento, visto che per colazione mi sono mangiata, io sono abituata a mangiare frutta, uno yogurt, cioè, e mi sono mangiata piadina, salmone, sottilette e zucchine. Quindi non ho proprio tantissima fame adesso. Il problema secondo me sarà la sera, quando io di solito mangio. Invece stasera dovrò mangiarmi la frutta, lì sarà un po' problematico. Adesso invece, per il momento che non ho fame, ho preso questa e mangerò questa, una barretta allo yogurt e fragole. Quindi adesso devo mettermi in pigiama, mettermi al computer, lavorare al computer, rispondere alle email, preparare le fatture, insomma curare un po' la contabilità, fare le conference call, o perlomeno rispondere, e poi dovrei truccarmi e poi farmi la doccia, perché di solito mi sveglio, mi trucco, oddio, quindi dovrò truccarmi e poi entrare in doccia praticamente. Oh mio Dio, sto realizzando che forse questo video è un po' un'assurdità, e ammiro molto la ragazza che l'ha fatto, perché non è per niente semplice. Quindi adesso è il momento del pranzo, ragazzi, e di andare a lavorare al computer. Ma prima mi cambio, mi metto in pigiama. È stranissimo mettermi al computer adesso, quest'ora che pomeriggio. Tomas è tornato a casa e pensa che io sia completamente rincretinita, che faccio questa specie di challenge video. Comunque, niente, adesso mi metterò al lavoro al computer per un po'. Nel frattempo mi mangerò questa barretta sfigatissima. Ciao, this is my life. Ok, è passata un'ora e 40 minuti e sono le 7 di sera, e a me sembra impossibile veramente, perché la giornata è volata, perché praticamente tutto, tra virgolette, il lavoro dovrei farlo adesso. Teoricamente adesso però dovrei filmare, perché ogni giorno filmo e poi rispondo alle mail, oppure viceversa, rispondo alle mail e poi filmo. Quindi io adesso dovrei filmare, però visto che il video già ce l'ho per domani ed è il video che sto filmando in questo momento, direi che conta già come un video fatto. Insomma, vi prego, siate comprensivi, anche perché se devo filmare in pigiama con il trucco, quindi imbroglieremo un po' così in questo video. Non filmo perché filmo questo video, però immaginate che io adesso in questo momento dovrei mettermi a filmare teoricamente, quindi anche questo. E poi, oddio, quindi prima di filmare mi trucco, quindi adesso devo truccarmi. Ok, adesso devo truccarmi
e poi fare la doccia. Oddio, dimostrazione trucco, mamma mia, questo è il video più bizzarro che io abbia mai fatto. Mi sento come in Alice nel Paese delle Meraviglie. Il primer, ho usato il The Professional Matte Rescue, poi fondotinta utilizzeremo quello di Rihanna Fenty Beauty, che sì, è tutto zozzissimo, perdonatemi, lo scioccheriamo un attimino. Cipria, uso questa, la Velvetizer di Urban Decay. Palette di ombretti, uso questa, la Natural Matte di Too Faced, la nuova Natural Matte. Mi piacciono molto questi colori, mi avete chiesto come mi trovo con questa collezione, molto bene, mi piacciono anche i rossetti tantissimo e mi piace anche il packaging, ma la cosa più figa è che profumano di vaniglia, quindi io impazzisco, lo sapete, per i prodotti profumati, e questi sono, come un po' tutti i prodotti di Too Faced, hanno un profumo buonissimo. Eyeliner, allora, matita per sopracciglia, userò questa di Diego Della Palma, che è la matita sopracciglia resistente all'acqua numero 101. Mascara, vado a stendere il Better Than Sex di Too Faced, che è sempre una garanzia, cioè quando sono in dubbio, Better Than Sex di Too Faced. Sopracciglia fatte, manca solo il rossetto, e vado a stendere Posh di Mellow. Ok, ci siamo, trucco completato, e adesso andiamo a fare colazione alle 7:30 di sera. Colazione. Notare il nuovo look di Tomas, che non l'avete ancora visto, con il nuovo look creato by me. Sono stata brava? Sì. Grazie. Look estivo. Look estivo, sì, è vero. Questo era il look che avevi anche per il nostro viaggio di nozze. Look estivo. Cosa stai cucinando tu? La cena? Bistecche. Bistecche. E sai io invece che cosa devo cucinare? Sai cosa faccio io adesso? Cosa? Colazione. Che sì? Cosa pensi del fatto che faccio colazione adesso? Vuoi dire cosa devo a Trieste? Sì, ho già paura. Te sono un po' fuori. Quindi oggi siamo un poco fora e concorderemo, e adesso farò colazione e farò un milkshake di pesche e albicocche. Io prevedo che quando finirò questo video e finalmente la mia giornata potrà tornare a scorrere normalmente, penso proprio che mi mangerò un piatto di pasta asciutta. Comunque, prepariamo questa colazione. Sono pronta mentre Tomas finisce e quasi va a cenare. Io sono pronta con la mia frutta, l'ho lavata, adesso la taglierò e la metterò nel frullatore. Ora ci aggiungo questo vasetto di yogurt greco, aggiungo un po' di latte senza lattosio, questo senza lattosio, comunque un po' di latte, ho aggiunto anche un po' di acqua, ok? Là ci siamo, il frullato è pronto. Adesso faccio colazione alle 8 di sera, non so che ora sia, comunque sera, e guardo Tomas che cena. Bene. Ceni bene? Sì. Bene, sono contenta. Io con il mio frullato. Cin cin, ragazzi. Cin. Cin. E dopo aver fatto colazione, io teoricamente adesso dovrei fare la doccia, perché quando mi sveglio, scusate, sono completamente buio, perché quando mi sveglio faccio la doccia e poi mi truffo, quindi adesso devo, mi sono truccata, cioè faccio colazione, insomma, avete capito? Quindi adesso io, sì, perché di solito faccio la doccia e poi mi trucco, quindi io adesso devo per forza, dopo essermi truccata, ho fatto anche colazione, devo fare la doccia, quindi truccata, ma vi rendete conto? No, io non so che cosa ne uscirà, sarò un panda quando esco dalla doccia, però questo è quello che devo fare, Facciamolo, siamo quasi a fine giornata, ce la posso fare. No, vabbè, io ero convinta di riuscire a togliermi il trucco sotto la doccia con il detergente o quello della Cetaphil, e ho strofinato un sacco, ero convinta di aver... Secondo me il trucco me l'ha tolto sul viso, però no, secondo me no, neanche sul viso me l'ha tolto, ed ero convinta di essermi tolta, anche perché ho detto tanto il Better Than Sex non è waterproof, in realtà praticamente non è andato via, anzi, cioè sì, è colato, quindi beh, non è waterproof, ma non viene manco via così facilmente, quindi questa è la situazione disastrosa, e adesso teoricamente dovrei andare a dormire, perché ovviamente la mattina mi sveglio, faccio la doccia,
poi colazione, poi vitruc, eccetera eccetera. Quindi siamo arrivati direi proprio alla fine della giornata, ragazzi. Meno male, perché la mia batteria sta per morire, e io anche. Quindi insomma, vorrei dire che sto scherzando, ma è stato veramente assurdo tutto ciò. Non posso nascondervi che adesso veramente vado a mangiare qualcosa, perché non ce la posso fare con una piadina e un milkshake tutto il giorno. Assolutamente vado a mangiare, che ne so, un piatto di pasta, qualcosa. L'unica cosa che non cambierà oggi sarà che comunque questa sera, quando Tomas praticamente andrà a dormire, io mi metterò al montaggio di questo video, che questa è una cosa che faccio sempre, sempre, sempre. E quindi anche qui un po', diciamo, ho barato, ma in realtà assolutamente no, perché quando il video finisce, finisce anche la challenge. Quindi, però, diciamo che questa è l'unica cosa che ancora farò oggi. E poi, anzi, prima mi mangio qualcosa, sicuro, e poi vado al montaggio di questo video. Questa è stata una giornata assurda, pazzesca. Scusate il rumore della ventola, tutto è un casino, non capisco più niente. Sono così contenta domani di tornare alla mia routine normale, quotidiana, perché questa cosa non è sostenibile. Quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video. Lo so che io l'asciugamano per capelli lo metto sempre in modo strano, non riesco a trovare un modo normale, cioè a tutti sta bene, a me sta terribile. Quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto, non so più che dire, vado a struccarmi che è meglio. Ciao, ciao mia family.